Non è proprio un semplice edificio scolastico, bensì un campus dedicato all'apprendimento. È la Henderson Hopkins School di Baltimora, progetto di edilizia scolastica che vuole essere una sorta di microcosmo all'interno del contesto che lo circonda e si compone in una serie di strutture idealmente collegate tra loro. Ciascun edificio è infatti dotato di uno spazio in comune dove si consumano i pasti e di una terrazza destinata ad alcune attività didattiche o ludiche, che ha lo scopo anche di promuovere sia la condivisione di spazi con i compagni di scuola sia l'apprendimento individuale. Io vi porto a Parigi. Un padiglione di vetro cristallino era, per rappresentare la modernità, innestata su un manufatto che risale alla prima metà del Novecento. Sei piani di corpo di fabbrica reinterpretati in un modo moderno e funzionale, senza perdere di vista gli stilemi dell'architettura originaria. Ci ha abituato Parigi a queste cose, pensate solo alla famosa piramide del Museo del Louvre. Stiamo parlando di un'operazione importante, quella di cui vi sto parlando adesso, compiuta da The Tuck Architecture e dallo studio Juin Mankwa, appunto, che a Parigi sono intervenuti sullo stabile di un'ex fabbrica del 1930 che era destinata alla realizzazione di componentistica telefonica, oggetto di un intervento radicale che oggi fa bella mostra di sé in un posto meraviglioso come il Lungo Senna. E non è male nemmeno Shanghai per quanto riguarda l'architettura, ma noi ci spostiamo 40 chilometri un po' più a est di Shanghai, ossia andiamo nella città di Suzhou, la città più industrializzata della Cina, laddove tutte le più grandi aziende occidentali hanno deciso di costruirvi una loro sede cinese, perché lo studio inglese BDP ha realizzato un complesso polifunzionale di 12.000 metri quadrati all'interno della città della scienza e della tecnologia di Suzhou in Cina, il Suzhou Planning and Exhibition Hall, che racchiude all'interno di un'unica struttura l'evoluzione passata, presente e futura del Suzhou District. Il cuore propulsore del complesso si identifica nel volume cilindrico vetrato che invita i visitatori a fruire degli spazi interni e anche di quelli esterni alla struttura. Veniamo al design italiano. L'azienda in questione è la B&B, che nel 1969 diede all'eclettico Gaetano Pesce il compito di disegnare una linea di poltrone e lui fece la Up, la serie Up, che è diventata famosissima, quella bombata, la vedi poi nelle foto, insomma, tutti la conoscono. Quella che state vedendo però precisamente è un'evoluzione della serie Up che sarà sul mercato sotto Natale per lo shopping natalizio, perché insomma guardiamo il design ma guardiamo anche il mercato, ed è dedicata ai bambini. Io non lo trovo sbagliato, poi ti chiedo la tua opinione, perché io credo che come il gusto, quello del cibo, viene educato da bambini, viene educato nel passare del tempo, no? Dagli adulti che hai vicino, così vale per il senso del bello, per il senso del design. Se tu abiti un bambino, ovviamente devi averne le risorse per farlo, ad avere intorno a lui degli oggetti di design, dell'arte, io sono convinta che quella lì sarà una persona più attenta. Anche se pensar mal si fa peccato, ma ci si prende spesso, come diceva Giulio Andreotti, cioè io credo che un design su una poltroncina per bambini venga pensata per andare a stuzzicare l'appetito dei genitori. È chiaro. Perché gli acquisti li fanno Ma loro. Fammi fare la romantica, dai, c'è anche un'educazione. Ti faccio fare la romantica, però come avviene anche per le case, insomma, chi decide è la donna nella casa. Quindi cerca di portare avanti delle linee, un design particolarmente vicino al mondo femminile per quel motivo lì.